E ciao a tutti amici di YouTube Italia, benvenuti in questo nuovo video. Un po' diverso dal solito, devo dire, però mi andava di farlo perché è un argomento sinceramente che mi sta molto a cuore ed è ovvero i riferimenti che ci sono in Animali Fantastici e dove trovarli in relazione alla saga di Harry Potter. Molti dei riferimenti che andrò ad elencare saranno trovati da me in prima persona, altri invece li ho trovati su internet e alcuni secondo me sono abbastanza interessanti perché sarebbero degli ottimi elementi per collegare la storia di Newt Scamander a quella di Harry Potter. Partiamo col dire che in questo video ci saranno molti spoiler riguardo la trama del film, ma penso sia abbastanza ovvio, non penso neanche ci sia bisogno di specificarlo, perché se voi state vedendo un video che parla di come collegare Animali Fantastici e dove trovare la saga di Harry Potter, si suppone che voi la pellicola l'abbiate vista, ma comunque ho ritenuto opportuno avvisarvi. Partiamo col collegamento che più mi ha intrigato, che è quello di Arianna Silente. Nel film viene introdotto il concetto di Obscuriale. L'Obscuriale chi è? L'Obscuriale è quella persona, quel mago giovane, in particolare tra 10 e 11 anni, che ha la magia dentro di lui, ma che viene repressa, non riesce a cacciarla via. Infatti, nel film Animali Fantastici e dove trovarli, viene introdotto un personaggio molto interessante, ovvero il piccolo Credence, che è questo ragazzino giovane che ha la magia dentro di lui. Lui possiede poteri magici, ma non riesce a cacciarli fuori, non riesce a mostrare la magia, non la riesce a manifestare. Quindi la magia viene repressa dentro di lui, creando appunto l'Obscuriale. La magia, essendo continuamente repressa, viene all'improvviso, in un certo periodo della sua vita, manifestata, ma senza controllo. Infatti, Credence non riesce a controllare la magia che è dentro di lui ed esplode, creando così l'Obscurus, che è questa creatura che può fare quello che vuole, essenzialmente. Ha un grandissimo potere e può manifestarla in vari modi. Quindi possiamo dire che il piccolo Credence era un Obscuriale proprio per questo motivo, perché aveva la magia repressa dentro di lui. Con questa storia possiamo ricollegarci alla storia di Silente. La famiglia Silente, infatti, aveva un segreto, la sorellina Ariana. Albus e Aberforth avevano infatti questa sorellina, il cui nome venne solamente rivelato in Harry Potter e i Doni della Morte. Il problema di Arianna Silente è che da piccola fu aggredita dai tre babbani. Dopo questa aggressione fu perennemente traumatizzata, non riusciva più a controllare i suoi poteri, nonostante però questi poteri in qualche modo li manifestava. Ogni tanto infatti lei impazziva, addirittura uccise sua madre perché non riusciva più a controllare i suoi poteri. In giro per non rivelare questa malattia, tra virgolette, si diceva che fosse una maga no, ma in realtà Arianna non era una maga no. Infatti, secondo la mia teoria, Arianna era un Obscuriale, proprio come Credence, perché aveva la magia repressa dentro di lei, non riusciva a controllarla, facendola così impazzire ogni tanto. Infatti, come ho già detto prima, aveva addirittura ucciso sua madre. E scommetto quello che volete, che Arianna era un Obscuriale, perché come sappiamo, in Animali Fantastici dove trovarli due, adesso non so come lo chiameranno, sarà presente Albus Silente. E quindi, se non sbaglio, nel quinto film della saga sarà addirittura presente il duello tra Grindelwald e Silente, quindi è molto plausibile che metteranno la storia di Arianna. E secondo me Arianna sarà un Obscuriale. E secondo me è per questo che è stato introdotto questa malattia, diciamo, proprio nel primo film della saga, per fare il collegamento più avanti con una delle storie più belle che sia state mai scritte nella saga di Harry Potter. Il secondo collegamento è quello che è stato fatto tramite Lethal Lestrange. Infatti, chi era Lethal Lestrange? Una ragazza con la quale Newt Scamander, quando era Hogwarts, aveva stretto un rapporto molto intimo. Questa cosa ci viene rivelata appunto durante la visione di Animali Fantastici e dove trovarli. Non sappiamo molto riguardo questa ragazza, sappiamo solamente quello che vi ho appena detto, ma sono sicuro che sarà un elemento molto importante per i film a venire, anche perché il cognome Lestrange non può che non esserci familiare. Infatti conosciamo benissimo Bellatrix Lestrange e la sua famiglia. Il terzo collegamento lo possiamo fare tramite Tina Goldstein. Ammetto che all'inizio io non ci avevo fatto caso, ragazzi, ma il cognome di Tina Goldstein, appunto, può essere ricollegato benissimo con Harry Potter, perché per chi ha letto i libri o perlomeno ha giocato al videogioco Harry Potter e l'Ordine della Fenice sa che esiste un personaggio nella saga di Harry Potter che fa di cognome Goldstein, ovvero Anthony Goldstein. Per chi non lo sapesse, Anthony Goldstein era uno dei membri dell'esercito di Silente in Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Partecipava alle riunioni, ascoltava Harry durante le sue lezioni. Non è un personaggio caratterizzato nei libri, ma comunque viene citato ed appare comunque durante le riunioni dell'esercito di Silente, di Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Quindi non so come, ma la storia di Anthony Goldstein e quella di Tina Goldstein potrebbero essere collegate alla lontana, ma secondo me qualche riferimento ci sarà. Un quarto collegamento può essere fatto con un elemento che non tutti sanno, ovvero Animali Fantastici, dove trovarli, potrebbe essere collegato con la famiglia di Luna Lovegood. Perché questo? Non molti sanno che il nipote di Newt Scamander sarà il marito di Luna Lovegood, quindi
la famiglia di Luna e quella di Newt saranno in qualche modo collegate. Spera che comunque almeno presentino il nipote di Newt Scamander, che non mi ricordo come si chiama, ma comunque si sposerà con Luna e spera comunque che venga presentato questo personaggio. Molti di questi collegamenti sono certi, come quello della famiglia Lestrange e quello della famiglia Lovegood. Altri invece sono molto più teorici, come quello su Arianna Silente, che secondo me è un'obscuriale, quindi non date niente per certo. Però sono pronto a scommettere quello che volete, che sarà così, perché rifletteteci, è un modo geniale per collegare le due trame. Un quinto collegamento possiamo farlo in una maniera molto intelligente. Anche questo, prendetela molto con le pinze perché non posso esserne sicuro, ma secondo me sarà così anche stavolta. È stato detto ufficialmente che la trama di Animali Fantastici, della saga di Animali Fantastici, ricoprirà 19 anni di storia. Quindi, il primo film è iniziato nel 1926. Ciò significa che il quinto film sarà ambientato 19 anni dopo, quindi nel 1945. E noi fan di Harry Potter che abbiamo letto i libri sappiamo benissimamente che nel 1945 Albus Silente duella contro Gellert Grindelwald, gli prende la bacchetta di Sambuco e manda Grindelwald a Nurmengard, un duello che è rimasto nella storia ed è il duello per cui Albus Silente è diventato famoso. E sono sicurissimo che nell'ultimo film della saga ci sarà per l'appunto questo duello. Perché, come sappiamo, nel primo film è stato introdotto il personaggio di Gellert Grindelwald, che verrà ripreso e avrà un ruolo fondamentale nei seguiti della saga. È stato rivelato anche da Steve Kloves che dal secondo film in poi apparirà anche il giovane Silente. Quindi è possibilissimo che ci sarà questo scontro tra Grindelwald e Silente. Sarò la persona più felice del mondo se lo mostreranno. Veramente sarà un qualcosa di spettacolare. Secondo me, al cinema. A livello cinematografico lo renderanno in una maniera veramente bellissima, però purtroppo dobbiamo aspettare 10 anni per scoprirlo perché uscirà un film ogni 2 anni, quindi secondo la matematica il quinto film uscirà tra 10 anni. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se avete notato altri collegamenti potete dirmelo nella sezione dei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, lasciate un'iscrizione e andate a beccare qualche altro video che ho fatto sul canale, se vi va mi farebbe piacere e addio, ciao!